Buongiorno a tutti quanti e bentornati sul canale di Gaming Galaxy, il vostro personalissimo portale di intrattenimento di news, guide e build dedicate a tutti i vostri giochi preferiti. Prima di tutto volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, così da supportarci e spronarci nella creazione di video migliori. Un click è gratuito per voi, ma può fare la differenza per noi. Aiutateci a migliorare questa statistica bruttissima che vediamo tramite l'analisi dei dati del canale. Ora, dopo questa elemosinata, perché così è, parliamo di Godfall. È uscito un video poco fa, questo video invece esce di domenica, quindi qualche giorno dopo la pubblicazione da parte di Gearbox dell'originale. Finalmente, e oramai manca poco, anche Gearbox sta sbottonando sui gameplay di uno dei titoli di lancio di PS5, che per fortuna almeno stavolta uscirà anche in contemporanea su PC. Quindi andiamo a vederlo, analizzarlo e tirare un paio di conclusioni. Inizio col dirvi che il video non è tratto da PC ma da PS5 e quindi quello che state vedendo è un gameplay preso direttamente dal dev kit di PS5. Finalmente si vede un po' di gameplay e del gioco che sarà Godfall, un looter slasher soddisfacente basato sulla progressione proprio da parte del loot del nostro personaggio. Ambientazione devo dire parecchio fantasiosa, basata sui quattro elementi, terra, aria, fuoco e acqua, che accompagneranno le nostre Valorpet in giro per il mondo. Come possiamo vedere in questo gameplay non sarà un mondo aperto, ma sarà basato su istanza, alla Diablo per intenderci. Non si sa ancora se procedurali o meno, in cui dovremo sconfiggere nemici sempre diversi, alternandoci tra scorci e paesaggi naturalistici e vere e proprie sale del tesoro. Parliamo del gameplay. Godfall sarà un action RPG in terza persona basato esclusivamente sul combattimento corpo a corpo. Il gioco sarà basato su un sistema 50-50, cioè il 50% sarà dato alla nostra gear che dropperemo dall'uccisione dei mostri e un 50% sarà basato sulla nostra skill. Scelta interessante in quanto in questa tipologia di giochi normalmente sono i numeri e le percentuali e l'equipaggiamento indossato a fare la vera differenza. I ragazzi di Gearbox hanno cercato di rendere il sistema di combattimento il più fluido possibile, rendendo molto importante non solo l'attacco ma anche la difesa durante tutti i combattimenti. Come si vede da queste immagini, dovremo fronteggiare diversi nemici contemporaneamente, sempre in combattimenti ravvicinati, quindi dovremo avere un'ottima percezione di ciò che ci sta attorno e di quello che potremo fare con le armi equipaggiate. Eccoci svelate le armi che potremo usare durante i nostri raid, che in realtà già sapevamo: la Longsword, le Dual Blade, il Pole Arms, Two-Handed Warhammer e Two-Handed Longsword. In questo video vedremo come si usano le Dual Blades e la Longsword, le due armi più veloci che potremo utilizzare in gioco. Parliamo delle Dual Blades, sono le armi più veloci del gioco, mobilità, attacchi rapidi sono la caratteristica principale di questo stile di combattimento, armi eccezionali per l'uno versus uno, un po' meno per il caos con molti nemici. Con i nostri attacchi veloci, portate appunto con le Dual Blade, potremo creare una combo, appunto definita Light Attack Combo, che ci porterà a sferrare il quarto colpo tramite rotazione o rotella, io di solito li chiamo Beyblade, che sarà un attacco in spinning, chiamato Blade Cyclone, che provocherà parecchi danni. Tramite invece l'Inner Focus, attivabile dopo aver sferrato parecchi danni, potremo creare una combo e usare il Blade Cyclone a nostro piacimento, distruggendo letteralmente l'avversario provocando massivi danni in un breve periodo di tempo. Il Mortal Coil invece è un rampino, letteralmente, e lo vedete, che potremo utilizzare per agganciare e trascinare a noi l'avversario. La Longsword invece è l'arma più bilanciata del gioco, attacchi veloci con molti danni.
Anche per la longsword avremo un light attack combo, definito anche qua da 4 attacchi leggeri, che si concluderà con un heavy attack finisher. Un attacco pesante per intenderci, che potrà essere usato per finire con un solo colpo l'avversario. Ci sono tre mosse fondamentali della longsword: lo Spectral Flurry, in pratica si usa la mossa del Necromonger, per chi avesse visto il film Riddick, in cui sferiamo muovendoci tramite il nostro aspetto attraverso diversi avversari finendoli. Lo Spiral Technique invece è un affondo lungo, come si vede nel video, che colpirà attorno e davanti a noi. Come ultima mossa potremo usare lo Shield Uppercut, mossa veramente spettacolare, attivabile in un determinato momento. Lo vedete nel video, comparirà un cerchio bianco semi-trasparente attorno al vostro Valor Plate, che se premuto attiverà lo scudo e la mossa speciale. Parliamo invece ora dello scudo, parte fondamentale del gioco, lo ripetono spessissimo, anzi fin troppo. È un po' banale la spiegazione che loro danno, ma lasciamo passare, su via. In pratica con lo scudo puoi bloccare gli attacchi in arrivo, e fin lì. Parare e contrattaccare gli attacchi in arrivo, e fin lì. Potrai utilizzare lo scudo per creare una combo, e già qua inizia a essere un po' più interessante. In pratica si può parare l'attacco e contrattaccare con lo scudo stesso, la mossa viene chiamata Shield Strike. Queste ovviamente erano le mosse di difesa, passiamo ovviamente a quelle di attacco. Il lancio dello scudo o Shield Throw può colpire molteplici nemici e stordirli per pochi secondi, dandoci il tempo di attaccarli noi stessi. Sempre lanciando lo scudo, alla ripresa di quest'ultimo potremo creare un'onda d'urto o wave attack che stordirà i nemici nell'area. Lo scudo stesso potrà essere usato come arma di distruzione, stile martello, piantandolo nel terreno, creando così la pietrificazione istantanea per qualche secondo dei nostri nemici. Questa, l'ammetto, è una mossa molto bella da vedere. Ovviamente in stile dobbiamo essere tamarri come nel gladiatore, tramite lo scudo potremo atterrare e uccidere il nostro avversario piantandogli lo scudo letteralmente in faccia. Bene, questa era l'analisi del video che avete appena visto, passiamo alle conclusioni. Hype direi che c'è, pochino, non come Cyberpunk ovviamente, ma c'è. Manca un buon looter shooter in questo periodo, con cui passare qualche ora in compagnia di amici, uccidendo mostri in tutta spensieratezza, quindi direi che lo si attende. La tamarraggine direi che, beh, piantare lo scudo in faccia a un avversario spappolandogliela è abbastanza come risposta, no? La grafica invece a me personalmente piace parecchio, questa fusione tra fantasy e fantastico con armature scintillanti e mosse a dir poco spettacolari rendono, devo dire, parecchio. Sono molto molto curioso di vedere le armi pesanti e soprattutto di vedere l'HUD del gioco, che attualmente ancora non è stato svelato, e magari anche qualche particolare per PC sulla modifica della grafica e comunque sul quello che può rendere un PC a confronto di una PS5, che sì, potrà essere quello che vuoi, ma sarà sicuramente migliore su PC che su PS5. Comunque, attendiamo il prossimo video da parte di Gearbox per la spiegazione delle armi. Con questo vi saluto e GG a tutti quanti.